Una disposizione in senso lato comportamentista è l'ideologia scientifica dominante del movimento psicologico occidentale, dagli anni 20 fino agli anni 60 del Novecento, negli Stati Uniti così come in Unione Sovietica. Il comportamentismo sviluppa in chiave empirista le precedenti scuole dell'associazionismo e dello strutturalismo. Il principio base del behaviorism è che tutta l'esistenza umana può essere descritta come un comportamento, behavior appunto. Il comportamento manifesto è l'unico oggetto di analisi accettabile per una psicologia che voglia essere scientifica sulla falsariga della fisica, in quanto è direttamente e oggettivamente verificabile da qualsiasi osservatore. Le motivazioni, cioè i condizionamenti che sono alla base del comportamento, restano in larga parte inconsce agli occhi dell'animale che le mette in atto, ma possono essere evidenziate dallo scienziato in laboratorio. L'introspezione non presenta alcun interesse, mentre il metodo sperimentale è l'unico accettabile. La psiche è materia biologica. L'essere umano è una specie di macchina automatica. Gli animali sono oggetti sperimentali ideali, poiché in loro il comportamento si manifesta allo stato naturale puro e senza interferenze da parte della coscienza o del linguaggio. Il comportamentismo in senso lato ha come punti di riferimento i riflessi condizionati proposti da Pavlov, secondo cui il cane saliva sentendo una campanella, se in precedenza quello scampanellio era stato seguito dal cibo. Il condizionamento operante, proposto da Skinner, secondo cui il ratto impara a tirare una leva se ne ricava qualche cosa da mangiare o da bere. Il comportamentismo in senso stretto si sostanzia nel manifesto proclamato da Watson nel 1913, la psicologia come la vede un comportamentista. Il nostro stare al mondo è una catena ininterrotta di associazioni stimolo-risposta. Tutti gli esseri umani nascono uguali, la nostra mente è una tabula rasa, che viene scritta dall'esperienza, attraverso l'apprendimento di risposte condizionate. Le azioni complesse sono una combinazione che deriva dalla somma di condizionamenti semplici. Le variazioni nelle personalità individuali sono solo variazioni nelle storie di apprendimento individuale. I condizionamenti ambientali favoriscono l'adattamento dell'organismo all'ambiente, secondo il modello dell'evoluzionismo darwiniano, in quanto selezionano le risposte attualmente più utili alla sopravvivenza dell'animale. Così come le abitudini adattative sono apprese, anche le patologie sono il prodotto di un apprendimento. È possibile intervenire dunque terapeuticamente, ricondizionando l'individuo a comportamenti positivi che sostituiscono quelli negativi erroneamente appresi. Tra gli autori più noti che vengono collegati al comportamentismo ci sono Pavlov, Thorndike, Watson, Hall, Ilgar, Skinner e Wolpe. Il comportamentismo si propone come psicologia generale, ma è soprattutto una psicologia dell'apprendimento e della gestione del comportamento. Con la fine del secolo del Novecento si sviluppa nel modello cognitivo comportamentale.